Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà fusilli con pomodori e avocado. Per preparare fusilli con pomodoro e avocado occorrono 5-6 pomodori San Marzani maturi, un avocado, due cipollette rosse di media grandezza, olio, sale e pepe quanto basta e ovviamente 250 g di fusilli. Ho spellato i pomodori e li ho tagliati a dadini. Nel frattempo ho fatto anche la cipolla e ho messo a scaldare 3 cucchiai di olio. Adesso metteremo la cipolla in un caldo. E lasceremo soffriggere. Dopodiché metteremo i pomodori. Adesso puliamo l'avocado. Lo prendiamo a metà. Di aprirlo perché dentro, come sapete, come vedete è perfetto, deve essere morbido al tatto, se no non è pronto. Lo taglio pochettino a pezzettini, dopodiché lo metto nel frullatore a immersione o in qualsiasi altro frullatore con un pizzichino di sale e un pizzichino di pepe. Aggiungiamo, come avevo detto, un pizzichino di pepe. Adesso frulliamo. Quando la cipolla è appassita aggiungiamo un pizzichino di sale, quanto piace a voi, e pomodori. Aspettiamo che 5 minuti, 6 minuti, che i pomodori si appassiscano. Il pomodoro è cotto, è cotta anche la pasta. Mettiamo anche il nostro pomodoro e adesso aggiungiamo l'avocado. E mescoliamo. Amalgamiamo per benino e il nostro piatto è pronto. Ed ecco qua che i nostri fusilli con pomodoro fresco e avocado è pronto. È un piatto molto semplice da preparare e molto buono. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!